L'attentatore era britannico, già noto ai servizi, ma considerato una figura marginale. Così il primo ministro Theresa May, davanti ai parlamentari della Camera dei Comuni, spiega l'identikit dell'attentatore di Londra. Nella capitale resta altissimo il livello di guardia perché, come ha spiegato la stessa May, l'ipotesi di nuovi attentati deve essere ritenuta altamente probabile e poco fa la rivendicazione dell'ISIS. Tre le vittime del terrorista rimasto ucciso a sua volta, il poliziotto che ha cercato di fermarlo e due passanti travolti dall'auto, due donne italiane tra i feriti, una quarantina in tutto, di cui 13 in gravi condizioni. Nella notte arrestate 8 persone che si sospetta abbiano legami con l'attentatore, perquisizioni a Birmingham dove l'uomo avrebbe noleggiato il SUV utilizzato per l'attentato. Ed è massima allerta anche a Roma, dove tra meno di 48 ore si svolgeranno le celebrazioni per i 60 anni dei trattati europei, alla presenza dei capi di Stato e di Governo dell'Unione, 5.000 gli agenti schierati nella capitale, bocciata l'ipotesi di una sospensione temporanea di Schengen. Ci sarà però la chiusura dello spazio aereo. Nessun rialzo dei tassi di interesse nel periodo medio-lungo è quanto assicura la Banca Centrale Europea nel suo bollettino periodico, ribadendo così che la deflazione non è ancora stata sconfitta. Dall'Italia intanto notizie negative sul fronte del lavoro. L'INPS fa sapere che il fronte disoccupati cresce dell'8,5% di domande, appunto, in più nel mese di gennaio. Nessun accordo e nuova giornata di sciopero e di caos dei tassisti non soddisfatti della bozza di decreto con le misure contro l'esercizio abusivo dell'attività di NCC e taxi presentata ieri dal ministro Del Rio. Documento fortemente criticato anche dalla controparte Uber perché, spiega la multinazionale, non guarda al futuro ma crea ulteriore caos. Picchiato, accoltellato e investito con l'auto, ora l'uomo, un 25enne nigeriano richiedente asilo, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Infermi di Rimini, dove ieri sera è stato aggredito da un pregiudicato italiano di 39 anni, arrestato per tentato omicidio, aggravato da futili motivi e da motivazioni razziali. Ne parleremo tra poco in TG Cronache. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Cominciamo subito dai fatti di Londra, anche perché poco fa l'attacco è stato rivendicato dall'ISIS, il sedicente Stato islamico. E in mattinata la Premier britannica ha fatto un discorso alla Camera dei Comuni e ha dato notizie in più. Dunque sappiamo che il terrorista era conosciuto ai servizi segreti, anche se era considerato una figura marginale. Poi la Premier britannica ha detto di una allerta attentati elevatissimi, ha detto nuovi attacchi sono fortemente probabili. Dunque sono tre i morti, lo ricordiamo, il quarto è l'attentatore, ci sono stati anche molti feriti, tra cui, ha detto la stessa May, degli italiani. E dunque ci sarebbero anche dei presunti fiancheggiatori che sono stati arrestati a Londra e a Birmingham. Vediamo il nostro servizio. L'attentatore era britannico, già noto ai servizi segreti, ma considerato una figura marginale, anche se ispirato da un'ideologia estremista. L'aggiornamento più attendibile sulle indagini lo dà in Parlamento Theresa May, che però non concede altri particolari sull'identità dell'uomo ucciso ieri. È probabile che ci saranno altri attacchi, dobbiamo essere preparati a questo. Una minaccia non imminente, ma altamente probabile, aggiunge la Premier. Alla Camera dei Comuni, ancora sotto lo shock per quel che è successo ieri, la May, che era proprio a Westminster ed era stata portata via di corsa dagli uomini dei servizi segreti, deve rassicurare la nazione. Ma nello stesso tempo preparare il paese alla possibilità che il terrore ritorni per le strade di Londra o di qualche altra città. Non abbiamo paura, non cederemo al terrorismo, i nostri valori prevarranno. Lo dico qui nel più antico Parlamento del mondo perché sappiamo che la democrazia e i valori che rappresenta prevarranno sempre. Dal 2013, aggiunge la May, nel Regno sono stati sventati almeno 13 attentati e il livello di allerta resta alto su tutto il territorio nazionale. Nelle prossime ore l'apparato di sicurezza verrà ulteriormente rafforzato e pattuglie di soldati verranno mandate a controllare le strade. Ma per rispondere alla minaccia ci vuole soprattutto la normalità, il coraggio del cittadino qualunque che vive in prima linea e va avanti lo stesso.
Milioni di persone oggi stanno compiendo i loro atti quotidiani ed è in queste azioni che noi troviamo la migliore risposta al terrorismo. In addition to 12 Britons admitted to hospital, la Premier fa anche un bilancio accurato delle vittime e dei feriti. I morti, oltre all'attentatore, sono tre. Il poliziotto che ha cercato di fermarlo, un eroe al 100%, lo chiama la May, e due passanti che sono stati travolti dalla macchina. I feriti sono una quarantina, i più gravi, continua sempre la May, sono in tutto 12 britannici, tre ragazzini francesi, due rumeni, quattro sudcoreani, due greci e uno ciascuno proveniente da Germania, Polonia, Irlanda, Cina, Stati Uniti e Italia. Si tratterebbe in questo caso della donna romana di cui ha dato notizia ieri l'ambasciatore italiano a Londra, Pasquale Terracciano. Un'altra nostra connazionale, una ragazza bolognese di 28 anni, è stata ferita solo lievemente mentre transitava sul ponte al momento dell'attacco ed è già stata dimessa dall'ospedale. Che si sia trattato di terrorismo dunque è stato subito chiaro, sin dai primi momenti. Tra l'altro appunto è arrivata anche la rivendicazione ufficiale dell'ISIS, anche se sappiamo che dietro questa parola terrorismo si possono racchiudere numerose sfaccettature, anche se in questo caso sembrerebbe proprio, appunto, anzi lo è, di matrice di fondamentalismo islamico. Allora facciamo il punto su quello che sappiamo, in particolare su questo attentatore. L'identità dell'uomo che ieri a bordo di un SUV ha falciato i passanti sul ponte londinese di Westminster prima di accoltellare a morte un poliziotto ed essere a sua volta ucciso è tuttora top secret, nota soltanto agli inquirenti. Non si tratta però, contrariamente alle prime informazioni diffuse dai media, di Trevor Brooks, imam radicale meglio noto con il nome di Abu Izzaddin. È ancora in carcere, ha dichiarato il suo avvocato, e poi lui è da anni nella lista degli uomini più pericolosi del Regno Unito, mentre l'autore dell'attacco di ieri era sì noto ai servizi segreti, ma era considerato un elemento marginale. La matrice comunque ormai è chiara e, come faceva intuire anche il modus operandi del terrorista, fedele alle indicazioni del sedicente califfato, conduce all'estremismo islamico. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Michael Fallon. L'uomo è legato in qualche modo al terrorismo jihadista, ha detto. Ora però bisogna stabilire se questi legami siano organici, nel senso di appartenenza a qualche organizzazione, o se si è trattata dell'azione di un lupo solitario. Per questa seconda ipotesi farebbero propendere il fatto che, oltre alle solite macabre celebrazioni sui network del terrore, non siano ancora giunte rivendicazioni specifiche e le parole del capo dell'antiterrorismo della polizia di Londra. Quest'ultimo ha infatti dichiarato di ritenere che l'attentatore abbia agito da solo. Gli investigatori hanno lavorato tutta la notte per cercare di capire il retroterra dell'autore dell'attacco, i suoi movimenti, dove sia stato negli ultimi giorni, come si sia procurato la macchina che ha utilizzato, chi l'abbia aiutato, e molti indizi hanno portato qui a Birmingham, dove la presenza islamica in rapporto alla popolazione è la più alta d'Inghilterra. La città delle Midlands è inoltre seconda solo a Londra per numero di collegamenti ad attentati terroristici non riusciti. Da lì proverrebbe l'attentatore che lì avrebbe noleggiato l'auto. E proprio a Birmingham sono stati effettuati 3 degli 8 arresti di oggi, 6 le perquisizioni domiciliari, compresa probabilmente quella nella casa del terrorista. Oggi però, il giorno dopo l'attacco, al cuore della più antica democrazia moderna, è anche il momento del ricordo delle vittime e della riflessione. Un attacco, quello di Londra, che naturalmente ha portato ad un innalzamento delle misure di sicurezza un po' in tutta Europa, naturalmente anche in Italia, dove questa mattina, al termine di una riunione convocata ad hoc, il ministro dell'Interno Minniti ha detto di avere predisposto un innalzamento appunto delle misure di sicurezza, in particolare in tutte quelle zone che sono più affollate oppure dove ci sono dei monumenti o comunque degli elementi che sono considerati più a rischio. Oltretutto sappiamo benissimo che questo fine settimana è molto delicato perché arriveranno a Roma, nella capitale, tutti i capi di Stato e di Governo europei per celebrare i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. Crescono le fibrillazioni, sale l'allerta, Roma si prepara a un sabato complicato. Sulla giornata in cui verranno celebrati i 60 anni dei trattati europei si addensano nubi e preoccupazioni. Manifestazioni pro e contro l'Europa già annunciate e sullo sfondo l'incubo jihadista reso più concreto dopo i fatti di Londra. Stamattina al Viminale il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, convocato d'urgenza dal Ministro dell'Interno Minniti con gli apparati di sicurezza e di intelligence, ufficiale di collegamento di Scotland Yard compreso, a fare il punto e a stilare
la lista degli obiettivi da proteggere, quelli cosiddetti sensibili e le aree più affollate. Misure di livello massimo, circa 5.000 agenti schierati nella capitale, armati e muniti di scudi e giubbetti antiproiettile. Reparti specializzati in strada e tiratori scelti sui tetti delle sedi istituzionali, quasi sottovuoto il centro, blindato il percorso che riguarderà le cerimonie ufficiali. Sabato resteranno chiusi il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino e la Domus Aurea, l'area del Campidoglio e del Quirinale, con zone blu e zone grigie attive già da domani. Nella riunione di questa mattina è stata scartata l'ipotesi di una sospensione temporanea di Schengen, con la blindatura delle frontiere inopportuna, proprio nel giorno in cui si festeggia l'Europa. Ci sarà comunque la chiusura dello spazio aereo sui cieli di Roma e un controllo serrato agli aeroporti. Mentre i leader europei occuperanno il cuore della città, Roma sarà blindata per arginare due potenziali emergenze. Da una parte i cortei di protesta con le frange estreme degli antagonisti che già annunciano azioni violente, dall'altra il fantasma imprevedibile del terrorismo. Nell'attesa controlli e perquisizioni, 4 arresti stamattina, 3 tunisini e un marocchino. La polizia avrebbe smantellato una cellula terroristica che faceva proselitismo sul web, l'ultima di una serie di azioni preventive negli ultimi mesi, ma nessuna segnalazione che porti a far temere azioni in Italia. 100 telecamere saranno posizionate lungo il percorso dei cortei, attive già dalle prossime ore. Allerta anche a Milano per la visita del Papa, che sabato tra i suoi appuntamenti entrerà per la prima volta di un pontefice nel carcere di San Vittore. E a proposito delle celebrazioni per la nascita del progetto europeo, la Polonia ha fatto sapere poco fa che potrebbe non firmare la dichiarazione dell'Unione adottata appunto per i 60 anni, se questa non comprenderà le richieste di Varsavia che riguardano 4 priorità. Questo l'ha detto la Premier in un'intervista televisiva. Si tratta dell'unità dell'Unione, la collaborazione tra Unione e NATO, il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali e una maggiore coesione del mercato comune dell'Unione Europea. La domanda se la dichiarazione di Roma potrebbe non essere firmata, Gislo ha risposto: certo, se non ci sarà il consenso. Sappiamo che la Polonia fa parte di quel gruppo che è il gruppo di Visegrad. Ma ora andiamo a parlare di Mosul, perché continua la battaglia contro i fondamentalisti islamici ed è purtroppo una emergenza umanitaria gravissima. Tra l'altro si è saputo poco fa che, lo ha detto questo la televisione curdo-irachena, che almeno 200 persone, la maggior parte civili, sarebbero stati uccisi nei raid aerei oggi nell'ovest della città, che è quello controllato appunto dai fondamentalisti. Secondo le Nazioni Unite ci sono 600.000 persone ancora intrappolate nella zona ovest e le condizioni di questa gente sono disperate, hanno bisogno di cibo e l'allarme lanciato dall'Agenzia ONU per i rifugiati, questo mentre continuano gli scontri nelle strade della città vecchia con l'esercito iracheno che, appoggiato dalla coalizione, sta tentando l'assalto finale. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia l'utilizzo sui civili di armi chimiche. Insomma, peggio di così è difficile immaginarlo. E poi c'è l'Ucraina, Kiev, dove oggi nel centro della città è stato ucciso un deputato russo che era fuggito da Mosca insieme a sua moglie, anch'essa una deputata, perché perseguitato appunto dal governo di Vladimir Putin, aveva testimoniato contro l'ex presidente Yanukovych e una volta in Ucraina si era schierato appunto contro l'annessione da parte di Mosca della Crimea e aveva paragonato la Russia di Vladimir Putin alla Germania nazista. Che sia un omicidio su commissione non ci sono dubbi e molto probabilmente di matrice politica. Stamattina un ex deputato russo, Denis Veronenkov, è stato ucciso a Kiev mentre usciva
dal suo albergo in compagnia di una guardia del corpo. Secondo media locali, il bodyguard e il killer si sono sparati a vicenda ed entrambi sarebbero feriti. L'agguato è avvenuto nel centro della capitale ucraina, al Palace Hotel. Il politico era scappato dalla Russia lo scorso anno. Voronenko è una figura controversa nel panorama politico russo. Eletto nel Partito Comunista, sposato con una collega deputata, appoggiava leggi che limitano la proprietà estera dei mezzi di comunicazione. Come abbiamo detto, lo scorso anno era fuggito in Ucraina in seguito da accuse di frodi, in particolare era accusato di essere troppo ricco per il suo stipendio da parlamentare. Ma il motivo dell'uccisione potrebbe essere politico, visto che Voronenkov aveva deposto contro l'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych e aveva definito illegale l'annessione russa della Crimea. Ilya Ponomarev, figura di spicco dell'opposizione russa, ha dichiarato che stamani Voronenkov si stava recando da lei per un incontro e ha ipotizzato che stesse per passargli informazioni importanti. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha accusato direttamente Mosca per l'omicidio di stamani. È un atto di terrorismo di Stato da parte della Russia, sembra, ha detto, lo stile tipico dei servizi speciali russi che abbiamo già visto all'opera nelle capitali europee. Il governo ucraino accusa Mosca anche per le multiple esplosioni che stamani hanno interessato dei depositi di armi a Balakilia, costringendo l'evacuazione di decine di migliaia di persone nella zona. In Ucraina è in corso un conflitto ibrido, il nemico fa di tutto per minare la nostra difesa, ha detto un portavoce del Ministero dell'Interno. Europa che si confronta sempre con una grave crisi economica. Oggi le notizie ci arrivano dal bollettino, il consueto bollettino mensile della BCE, la Banca Centrale Europea. Dalla BCE arrivano segnali incoraggianti per i 18 paesi dell'euro. La ripresa economica si rafforza e l'inflazione alza la testa, ma la Brexit e il protezionismo di Trump possono frenare la crescita economica europea. Il consueto bollettino economico diffuso oggi, anche se migliora le stime sull'andamento economico dell'Eurozona, rimarca il concetto già espresso dal presidente Draghi nell'ultima conferenza stampa. Questo nuovo quadro non basta a far cambiare direzione alla politica monetaria di Francoforte, che rimarrà accomodante ancora a lungo. Quindi nessun aumento del costo del denaro in Europa, come invece è avvenuto recentemente negli Stati Uniti, e avanti tutta sull'acquisto di titoli di Stato fino a dicembre e forse anche oltre se necessario. L'argomento principale su cui si basa la posizione dei banchieri centrali è che il rialzo dell'inflazione di questi ultimi mesi non sia durevole e in grado di reggersi da sola nel medio termine. Per Francoforte, infatti, l'inflazione alla quale bisogna guardare e tenere a bada è quella di fondo, cioè depurata dai prezzi del carburante e dei prodotti alimentari. E questa, come si sottolinea nel bollettino, è ancora moderata ma non preoccupante. Resta infatti intorno all'1% e dunque ancora lontana da quel 2% che è l'obiettivo ultimo di Francoforte. Nel bollettino si dà atto anche del fatto che l'economia europea continuerà a consolidarsi e ad ampliarsi. Migliorano quindi le stime sul PIL da qui al 2019. Per quest'anno si prevede infatti una crescita reale dell'1,8% e dell'1,7% e dell'1,6% per i prossimi due anni. Stime sulle quali pesano però come un macigno le due grosse incognite derivanti dall'uscita di Londra dall'Unione Europea e dalle ricadute globali del protezionismo degli Stati Uniti. Nel bollettino c'è anche un riferimento al debito pubblico italiano. Nel 2016 i nostri titoli di Stato, con i quali l'Italia in pratica si finanzia, sono stati i più venduti dagli investitori esteri. E a proposito di economia di casa nostra, dall'INPS oggi arrivano i dati sulle domande di disoccupazione presentate a gennaio. È il primo mese in cui le aziende non hanno più potuto contare sugli sconti contributivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato ideate dal governo Renzi. Le domande sono state oltre 162.700, cresciute del 18,5% rispetto a dicembre e dell'8% su base annua. Quando le cose vanno male, quando non si riesce ad arrivare alla fine del mese, aumenta l'insofferenza per quelli che, a torto o a ragione, vengono considerati dei privilegi, le pensioni dei parlamentari. Dopo la giornata del grande caos, i 5 Stelle ripartono dal blog. Mancano 176 giorni, 4 ore, 7 minuti alla pensione privilegiata dei parlamentari, scrive la pagina web di Beppe Grillo. La scadenza è quella del 16 di settembre, quando scatteranno i fatidici 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura, tempo utile per deputati e senatori al primo mandato
per maturare il diritto alla pensione. Ieri Montecitorio aveva votato, su proposta del Partito Democratico, la sforbiciata per i vitalizi più pesanti degli ex onorevoli. Risparmio previsto annuale 2,4 milioni di euro. Tanto o poco? Non abbastanza per i 5 Stelle, che vorrebbero estendere la Fornero agli onorevoli. Così prima scatta il blitz interno, l'irruzione nell'ufficio di presidenza della Camera, le urla in aula con i cartelli, e poi quello esterno con la manifestazione comizio di Di Maio e Di Battista davanti a Montecitorio. Inaccettabile gazzarra, frutto della consapevolezza che la loro proposta fosse inapplicabile, commenta il capogruppo Dem Ettore Rosato. La proposta dei democratici, passata praticamente all'unanimità, 5 Stelle esclusi, prevede un contributo da parte dei circa 2.500 ex parlamentari nei prossimi 3 anni. Contributo del 10% per chi percepisce fino a 80.000 euro, del 20% fino a 90.000 euro, del 30% fino a 100.000 e del 40% per i vitalizi con importi superiori. Il risparmio c'è, ma la questione vitalizi non è sciolta del tutto. In particolare, in questo modo, chi è al primo giro parlamentare, con i famosi 4 anni, 6 mesi, 1 giorno, da settembre, avrà diritto all'assegno. Era stato lo stesso Matteo Renzi, qualche tempo fa, a dire che votare nel 2017 o nel 2018 sarebbe stata la stessa cosa. A parte, precisò Renzi, la questione dei vitalizi. Sarebbe grave e ingiusto, disse, farli scattare a settembre. Negli Stati Uniti invece Donald Trump sembra avere il tallone d'Achille in quei presunti rapporti su cui sta indagando l'FBI con i servizi segreti russi, insomma con la Russia di Vladimir Putin, durante la campagna elettorale per affossare Hillary Clinton. Documenti di viaggio, dati telefonici, carte aziendali, persino testimonianze di persone che avrebbero partecipato a riunioni operative, confermerebbero che alcuni collaboratori dell'allora candidato repubblicano Donald Trump avrebbero lavorato coordinandosi con agenti dei servizi segreti russi per danneggiare la sua avversaria nella corsa alla Casa Bianca, la democratica Hillary Clinton. A sostenerlo è la CNN, che però invita alla cautela, spiegando che gli elementi di cui disporrebbero non sono prove conclusive perché le indagini sono ancora in corso. Sul dossier sta operando l'FBI, ha confermato il direttore James Comey, che lunedì scorso è stato ascoltato dalla Commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti. C'è un'indagine aperta e in corso ed è classificata, non posso dire di più, ha detto Comey, affermando che il fatto che ci siano indagini non significa che ci saranno incriminazioni. Comey ha spiegato che dallo scorso luglio l'FBI sta cercando le prove dei possibili tentativi russi di interferire attraverso sistemi di hackeraggio delle mail del comitato elettorale di Hillary Clinton. Mosca, ha spiegato Comey, era così ostile alla candidata democratica che per reazione avrebbe scelto di appoggiare il candidato repubblicano. Il presidente russo Vladimir Putin, ha aggiunto, odiava Hillary Clinton così tanto che il rovescio della medaglia era che aveva una chiara preferenza per la persona che correva contro di lei. I democratici intanto hanno chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente che faccia chiarezza su quanto sarebbe realmente accaduto, per capire se l'eventuale asse tra Putin e Trump possa avere condizionato il voto che ha poi portato alla sconfitta della Clinton. La Casa Bianca, con il suo portavoce, ha respinto ogni accusa. Non esiste alcuna prova, ha detto Spicer, che possa dimostrare l'esistenza di un complotto fra Trump e Mosca, mentre il presidente repubblicano del Comitato per i Servizi Segreti della Camera ha detto che le agenzie di intelligence americane avrebbero incidentalmente raccolto le comunicazioni dei membri del team di transizione di Trump dopo le elezioni di novembre, quando Obama era ancora in carica. Quella di oggi è un'altra giornata campale in Italia per chi deve prendere un taxi. È stato infatti indetto un nuovo sciopero per tutta la giornata. Trattativa saltata e taxi di nuovo fermi. Il tavolo in estremis convocato dal ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio non è servito e non è bastato nemmeno l'annuncio della bozza di decreto legge che, come promesso un mese fa dallo stesso titolare del Dicastero, servirà a regolamentare ulteriormente il settore dei taxi degli NCC di Uber. Oggi i tassisti in tutte le città d'Italia incrociano di nuovo le braccia. Uno sciopero nazionale con corteo convocato a Roma e che è sfilato questa mattina per le vie del centro della capitale. Le richieste sono le solite: norme più stringenti per noleggio con conducente e per le nuove applicazioni per il trasporto. Non ci sono certo le presenze registrate ormai 30 giorni fa sotto gli uffici del Ministero dei Trasporti, con cori e petardi a scandire l'attesa di un accordo tra governo e sindacati, che a questo punto però non sembra lontano. Non ci bastano
promesse, perché lo diciamo senza tema di smentita, di promesse inevase ne abbiamo raccolte un po' troppe in questi anni. Oggi vogliamo un passaggio concreto, il passaggio concreto sarà la stesura definitiva di quella bozza che ci è stata presentata ieri, con le correzioni che abbiamo richiesto. C'è stato l'80% di adesione allo sciopero, comunica Cacchione, anche se in questo caso, a differenza dei 7 giorni di protesta di febbraio, non tutte le sigle sindacali hanno aderito alla protesta. Una di queste è Euritaxi, una delle più grandi sigle del settore. Molti tassisti non hanno lavorato perché avevano timore di ritorsioni, ha spiegato questa sigla. Delle piccole obiezioni che abbiamo sollevato anche noi nel tavolo del Ministero ieri sera, e dovremmo avere alcune rassicurazioni, però noi sappiamo che questa che ci è stata presentata non è altro che una bozza, quindi su questa bozza entro 10 giorni, abbiamo chiesto di tempo, forniremo i nostri suggerimenti, vedremo se saranno recepiti. Comunque già, ripeto, il punto di partenza è un buon punto. A prendere invece decisamente posizione contro la bozza di decreto legge Uber, questa proposta di decreto è molto deludente, si legge in una nota diffusa dall'azienda, perché non guarda al futuro ma limita ulteriormente il mercato, confondendo le regole e riuscendo a non accontentare alcuna delle parti coinvolte. Era la nostra ultima notizia, restate con noi, vi ricordo TG Cronache con Raffaella Di Rosa, dove troverete molte altre informazioni, e grazie anche oggi per essere stati con noi, a domani.